Bisogna costruire un dialogo positivo, un dialogo tra tutte le forze in gioco che come dire, cooperino per la realizzazione di un progetto che è finalizzato a dare a tutti una risposta. Una risposta, ti dicono devono demolirlo entro il 2013, ma possono garantire voi nessuno resterà in tenda fra 3 anni. Ma si toglie una casa di una mano di una persona, ma deve dare una casa, la cosa è semplicissima. Da noi andremo ad acquistare in modo, fra virgolette, garbato, gli alloggi nei tetti massimi stabiliti dall'Agenzia del Territorio. Per quanto riguarda invece il problema di chi si troverà poi a dover andare a dormire dove, quello sarà un problema di ALER. Quindi l'ALER metterà a disposizione, nelle modalità che valuteremo, alloggi per queste persone. Sono entrato al Zimbone, ho comprato una casa per farci un passo avanti e portare la moglie e bambini. Ho trovato la mancanza di tutto, impossibile a vivere. Ho fatto il mutuo, l'ho pagato, sto pagando. Senza riscaldamento, senza ascensore, l'ottavo piano, fino ad oggi con 3 bambini. Perché a me, visto che ho letto su internet, che voi volete spendere circa 4.200.000 euro per pagare tutti i condomini, poi rivendere tutto a 7 milioni. E non mi sembrate che ci volete guadagnare e a chi ci apre non potete dare niente? Quindi non andranno né da un'altra parte a ricreare una nuova situazione di ghetto né nell'housing sociale di cui si parlava prima, anche perché i tempi sono completamente diversi, mobilità dovrà essere fatta nell'arco dei prossimi mesi, l'housing sarà pronto tra 3 anni. Quindi chi dice che si spostano da lì a un'altra parte o addirittura nell'housing dice una cosa non vera oltre che non percorribile. Una cosa importante è... Però in 3 anni dove vanno? No, poi siamo a disposizione tutti per dare tutte le risposte necessarie. Buonasera, parlo a nome del Comitato Residenti delle Torri di Zingogna. Abbiamo sentito la necessità di riunirci tra chi abita nei nostri palazzi per fare sentire la nostra voce. Per la prima volta riusciamo a prendere parola di fronte a voi e ci spiace che possiamo parlare solo quando il progetto ormai è stato firmato da tutti. Ci volete portare via la casa alle vostre condizioni e noi dobbiamo stare in silenzio. Se non accettiamo ce le espropriate. Noi non ci stiamo e vogliamo chiedervi quale garanzia ci date per il nostro futuro. Vi rispondiamo noi, nessuna. Continuate a dire ai giornali che entro un anno le torri saranno abbattute, senza mai venirci a dire che fine faremo noi. Dobbiamo accettare 15.000 euro per un appartamento. Dopo tutti i sacrifici e i soldi che abbiamo speso per comprare la nostra casa. Siamo cittadini di serie B per voi e lo dimostrate ogni volta che preferite a parlare con i giornalisti che per voi. E basta usare la scusa del degrado o per fare i vostri comodi. Sono più di 20 anni che noi chiediamo una mano. Che facciamo proteste e che vi scriviamo lettere. Nessuno ci ascolta e nessuno. E ora ci volete punire del degrado che non abbiamo causato noi. Dite di volere la legalità quando poco fa lì al vostro posto c'era un assessore che ora è in galera per mafia. Se volete andare avanti come avete fatto sempre, fate pure, ma sappiate che noi non ci opporremo con ogni mezzo finché non verremo ascoltati e non ci verrà data risposta. Noi lottiamo per la nostra dignità e chiediamo solo rispetto, rispetto e rispetto. Grazie.